Benvenuti alla 14ª puntata di Ambiente e Dintorni, il programma di divulgazione ambientale che va in onda sull'emittente televisiva Irpinia TV e realizzato in collaborazione con Greenopoli, progetto di educazione ambientale che si rivolge a tutte le persone, comprese nella grande fascia d'età che va dai 3 ai 93 anni. Mi raccomando, se siete più piccoli o più grandi, non vi preoccupate, potete entrare a far parte della meravigliosa famiglia di Ambiente e Dintorni e di Greenopoli. Siamo giunti all'ultima puntata della prima edizione e l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, sono puntate particolari, diverse, uniche, perché l'inizio e la fine, in mezzo c'è lo svolgimento, come ci ha insegnato Aristotele un bel po' di tempo fa. Ebbene, allora oggi faremo una sorta di riepilogo, le conclusioni, cioè quali sono le cose più importanti che ci siamo detti in queste prime 13 puntate, e lo faremo alla maniera di Ambiente e Dintorni di Greenopoli, quindi con degli effetti speciali. In pratica, per ognuna delle puntate andremo a prendere l'oggetto, gli oggetti che sono stati i protagonisti della puntata. Mi raccomando, poi guardatela e riguardatela, non solo questa, ma tutte le puntate. Le trovate appunto sulle frequenze di Irpinia TV, sui suoi canali social, ma anche sui canali social di Greenopoli. A tal proposito, andate sul canale di Irpinia TV e di YouTube, sempre chiaramente anche di Greenopoli, e cliccate iscriviti. Mi raccomando, iscriviti. E allora, la prima puntata. Come abbiamo cominciato la prima puntata? Abbiamo cominciato ricordando che Ambiente e Dintorni sarebbe stato un programma di divulgazione ambientale, avremmo provato a parlare in maniera chiara, e per quanto mi riguarda, ebbene, vi ho mostrato due dei miei figlioletti, non nel senso fisico del termine, ma perché no? Ecco, vi ho mostrato innanzitutto il libro del metodo Greenopoli, che ho inventato di sana pianta nel 2006, mentre pensavo a Tolstoi. Ecco, dialogavo idealmente con questo vegliardo russo, e insomma ci chiedevamo come fare a migliorare lo sviluppo dell'individuo. Pensa e ripensa, crea la conoscenza, pensai al gioco, al Monopoli, e mi inventai il Greenopoli, quindi il metodo Greenopoli. Certo, però io sono un docente dell'Università degli Studi di Salerno e mi occupo di waste management, di gestione dei rifiuti, e quindi molte delle cose che vi ho detto sono frutto dei miei studi che ho pubblicato in tanti articoli scientifici e nel libro Rifiuti Solidi, proprio perché abbiamo detto che Ambiente e Dintorni si sarebbe ispirato, e così abbiamo fatto, a un metodo di divulgazione che è quello del metodo Greenopoli, ma chiaramente dovevamo raccontare cose vere, quindi la scienza e non la finta scienza o la fantascienza come spesso si ascolta. La scienza evolve attraverso un percorso rigoroso di revisione tra pari, si chiama peer review processing, e quindi in pratica noi scriviamo degli articoli scientifici che vengono vagliati in maniera anonima da altri ricercatori e scienziati in tutto il mondo. Quindi le cose che pubblichiamo sono appunto validate, e quindi bisogna sempre riferirsi a delle fonti certe. E con questo abbiamo messo a posto la prima puntata. Andiamo alla seconda. Allora, qual è stato il protagonista della seconda puntata? A questo punto ci vuole il classico rullo di tamburi. Il protagonista della seconda puntata è stato il mitico rotolo di carta igienica di Greenopoli. Sì, a ricordarci che la vita è tutto un ciclo e il riciclo, per cui nel ciclo di vita di un rotolo di carta igienica, in particolare in un chilo di carta igienica, ci sono ben 8.000 litri d'acqua, e quindi in uno strappettino di carta che sembra leggerissima, ecco, lo facciamo svolazzare, guardate, va piano piano. E beh, quello lì pesa in realtà almeno 3 kg, perché ci vogliono l'intero ciclo di vita circa 3 litri d'acqua. Questo si chiama life cycle thinking, cioè il pensare per cicli di vita. Non dobbiamo guardare solo alle emissioni, è un modo di pensare preistorico. E poi vedremo perché, ad esempio, non è vero che la plastica inquina l'ambiente, siamo noi che con i nostri gesti la buttiamo, ecco, termine da non usare nell'ambiente. La plastica appunto è indistruttibile perché era stata pensata così, ma il problema è che siamo noi che la usiamo in modo sbagliato. D'altro canto pensiamo che il vetro è un materiale perfetto, certo, per conservare gli alimenti si ricicla perfettamente, ma non dobbiamo confondere la riciclabilità con la sostenibilità, perché il vetro è pesante e quindi ci vuole molto vetro da produrre, e quindi bisogna, come dicevamo, usare il VAR, cioè il vetro a
rendere e non il vetro a perdere. Quindi, seconda puntata, terza puntata, la protagonista è stata Alessia Bellofatto con il suo calendario. E sì, perché abbiamo compattato i 4,5 miliardi di anni di vita della Terra in un ipotetico anno solare. E l'Homo sapiens sapiens, ahimè, arriva solo negli ultimi 24 minuti. Ma quanti danni abbiamo fatto? E perché i nostri processi sono troppo veloci? Ecco perché noi dobbiamo usare, come dire, la mente e il cuore, non basta solo la mente, dobbiamo confrontare le alternative e scegliere quelle più sostenibili. Poi il protagonista, o meglio, la protagonista della, è che ho scritto un numeretto per non sbagliarmi, errare humanum est, però anche imparare dai propri errori. Come dice il rap di Chinopoli, pensa, agisci, controlla, correggi, impara dagli errori, è così che ti migliori. E per i bambini abbiamo inventato anche un animale simpatico, la gallina Cocò, che appunto dice cocò, ma volendo dire ai bambini controlla, correggi, nel senso che mentre lavori, controlla quello che stai facendo, correggilo, ma non perché deve essere una cosa, ricordati che devi correggere, no, come un fatto normale, sereno, rilassato. Allora, con la penna ci siamo chiesti, la penna fa parte dell'ambiente? La risposta è stata certamente sì, perché l'ambiente è tutto ciò che ci circonda. Attenta a quel che fai, sei come una fionda. Ogni nostra azione produce qualche danno, chi dice il contrario ti prende con l'inganno. Protagonista invece della quinta puntata è stata Natazzulelle Caffè, e quindi un omaggio anche al grande Pino Daniele. Sì, perché ci siamo chiesti, è facile fare il caffè, e quindi partiamo dall'acqua, dal caffè, utilizziamo la caffettiera che non manca mai nelle puntate di ambiente e dintorni. Sì, però sei in grado di fare il processo inverso, cioè di partire dalla buonissima bevanda di colore scuro e tornare indietro all'acqua e al caffè integro. Sì, si può fare, ma a costi elevati e non in maniera perfetta. Quindi è facile inquinare, è molto più difficile depurare. Ecco perché la cosa migliore da fare è la prevenzione. Prevenire è meglio che curare. Questo ce lo dicono anche i medici per quanto riguarda la nostra salute. Quindi abbiamo messo a posto la quinta puntata. Protagonista della sesta puntata è stata l'acqua. Vediamo una bellissima fontana. Ecco, prendiamo l'acqua dal rubinetto, ma senza demonizzare le acque in bottiglia. Ricordiamo che è sempre la mano che regge le cose a creare problemi. Così come un tennista è bravo, non perché ha una racchetta buona, ma perché è lui che è bravo ad utilizzarla, certo, anche quella conta. Lo stesso vale per esempio per una bottiglia di plastica, cioè il problema siamo noi, non la plastica. D'altro canto, noi abbiamo avuto il premio Nobel Natta che ha inventato il polipropilene. Il problema non è il polipropilene, ma siamo noi che lo utilizziamo male, e quindi il problema della educazione. Che significa tirare fuori il meglio dalle persone, ma qua a quanto pare, guardandoci in giorno, chiedo scusa, non in giorno, lapsus, ma guardandoci in giro, insomma, le persone si sforzano di tirare fuori il peggio, e spesso tirano fuori delle cose che buttano nell'ambiente. Ora, ci dobbiamo rendere conto che anche respirare, una cosa che facciamo tutti i giorni, e bene o male un individuo della mia stazza, e che stazza, pesa, e non che non pesa, ecco, ma pesa pure, respira più o meno in un giorno circa 20 metri cubi d'aria, cioè 20.000 litri d'aria, che è più o meno 10.000 volte quanta acqua ingurgitiamo. Ora, a ricordare l'aria, ho portato un bel barattolo. Dice, ma che il barattolo è fatto d'aria? No, ecco, si dice sempre quella cosa bellissima che, insomma, in certi posti ti vendono pure l'aria fritta. A volte l'aria fritta è quella che ti vendono degli imbonitori di fake news, di fattoidi. Ecco, le notizie vanno sempre verificate, verificate alla fonte. La fonte deve essere fondamentale. Poi c'è sempre bisogno del contraddittorio. Invece spesso, soprattutto sui social network, ci sono quelle che si chiamano echo chambers, camere dell'eco, cioè c'è il cosiddetto santone di turno che se la canta e se la suona. Ci sono poi i vari adepti che lo ascoltano e tutti ripetono in maniera pedissequa: sì, hai ragione, sì, hai ragione. Lo dicono i colleghi sociologi che su questo scrivono libri ed articoli. Ecco, bisogna uscire dai luoghi chiusi e confrontarsi. Ecco, non bisogna essere provinciali nel pensiero, ma bisogna ragionare a mente aperta. Ecco, proprio ragionando a mente aperta, ecco, qui abbiamo come protagonista dell'ottava puntata il vecchio sacchetto dell'immondizia, della spazzatura. Che brutte parole, a me fanno paura. Non esiste più l'immondizia, non esiste più la spazzatura, esistono al più dei materiali esausti, materiali cioè che si sono stancati e che vogliono essere
rigenerati. E rigenerati come? Ce lo dice Mamma Europa attraverso la strategia europea di gestione dei rifiuti. Allora, protagonista della nona puntata è stata una piramide rovescia. Allora, la piramide al contrario, cosa c'è sopra? La prevenzione della produzione di rifiuti, no l'immondizia e la spazzatura. I rifiuti, i materiali esausti, i materiali di raccolta differenziata, quindi prevenzione. Al secondo step c'è la preparazione per il riutilizzo. Ecco, ad esempio, si diceva il vuoto a rendere nel caso del vetro. Al terzo step c'è il recupero di materia, che significa il riciclo dei materiali da imballaggio, e c'è invece il compostaggio e la digestione anaerobica. Prima però di smaltire tutto in discarica, ciò che avanza, perché anche, ecco, facciamo un conto, in una realtà regionale che facesse il 50% di raccolta differenziata avremmo il 50% di indifferenziato che va al recupero energetico, che è il penultimo step. Sì, ma sul 50% di materiale differenziato dobbiamo calcolare almeno un altro quarto di materiale di scarto, e un quarto di 50% è 12,5, più 50 fa 62,5, e dobbiamo tener conto di tutto questo, che quindi non scompare. Ecco, diffidiamo dai venditori di menzogne, da quelli che vorrebbero far scomparire i materiali non scompaiono, ce ne dobbiamo prendere cura, cioè li dobbiamo gestire, che significa proprio questo. Andiamo alla decima puntata e abbiamo, ecco, il simbolo di Grinopoli, la paletta delle piccole guardie ambientali, con i quali diciamo buttare, gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare. Non si fa la buttata differenziata, si fa la raccolta differenziata, quindi si separano a casa i materiali, non si mischiano, si raccolgono in contenitori adeguati e si espongono, si conferiscono nel giorno e nell'orario indicato. Non si possono portare quando vogliamo noi, il rispetto delle regole, tanto caro a noi di ambiente e dintorni. Quindi decima puntata. Protagonista dell'undicesima puntata è stato il mitico cestello traforato. Col cestello traforato il risultato è assicurato, cioè non possiamo continuare a raccogliere l'umido in dei contenitori chiusi, bisogna utilizzare il cestello traforato in abbinamento con un sacchetto traspirante di carta riciclata o di bioplastica, perché questo consente di abbattere il peso del 20%. A tutti quelli che parlano di prevenzione, di riutilizzo, di compostaggio domestico, di compostaggio di comunità, iniziate a usare il cestello traforato, perché il risultato è assicurato, quindi non facciamo chiacchiere a vuoto. Protagonista invece della dodicesima puntata è stata la carta. Il cartone, la pizza del cartone crea tanta confusione. L'unto al compostaggio, il pulito al riciclaggio. Cioè, è chiaro, se il cartone è pulito va nella carta, se è unto va nell'umido, quindi al compostaggio. Però in alcuni comuni dicono cose un po' diverse. Ecco perché ho sempre invitato tutti a, oltre ad ascoltare le cose che vi dico, da verificare. Non ci dovete credere direttamente, bisogna mettere tutto in discussione. Una volta che avete verificato ed effettivamente così, fatelo, mettetelo in pratica. Quindi in alcuni comuni dicono no, va nell'indifferenziato. Ecco quindi che bisogna controllare il sito del comune, il sito della società di gestione e le brochure delle piante che vi hanno sicuramente dato. E con questo eravamo, vediamo un attimo, alla dodicesima puntata. Manca solo una puntata, sono vari materiali che abbiamo usato. Ecco, mi allungo un attimo, li vado a prendere. Avevamo l'alluminio, avevamo l'acciaio, avevamo la plastica e avevamo il vetro. Quindi ci siamo detti veramente tantissime cose. Ecco, l'ho fatto alla maniera di Grinopoli, al medio ambiente e dintorni, quindi dandovi informazioni rigorose, certe, verificate, scientificamente corrette, nella maniera si spera più chiara e simpatica possibile. Sì, perché bisogna farsi capire. Ricordatevi sempre che quando non capite non è per colpa vostra, ma è perché la persona che vi sta parlando non si è sforzato di capirvi. Discorso diverso è da chi non vi vuol far capire. Oppure, casomai, ti vuole trasmettere. Ecco, io parlo di inquinamento mediatico. Dicesi inquinamento mediatico delle notizie false immesse in circuito. Queste creano disinformazioni, allarmismi, pericoli. Certo, laddove ci sono bisogna gestirli, ma spesso si tende, come dire, per orientare, l'uditorio a dire cose non proprio vere. Ecco, a ognuno il suo mestiere. In particolare, io sono un ingegnere ambientale, dottorato di ricerca in ingegneria ambientale e mi occupo di tutto questo da 25 anni. Certo, è ovvio, sono un essere umano come tutti voi e quindi ovviamente posso commettere degli errori, ma come dire, insieme ai bambini ho imparato che se sbagli devi tornare indietro e
come dire, provare a percorrere una strada diversa. E quindi è con questo che vi lascio, quindi con l'invito a pensare, ripensare alle cose, a metterle in discussione, a verificarle, a cercare di capire, farlo con il cervello che va sempre acceso come l'ombrello, altrimenti non funziona. Spesso noi ragioniamo con la pancia e da questo punto di vista ci sono molte persone che su questo ci giocano e non va bene perché bisogna capire. Da questo punto di vista i bambini sono maestri. E allora, per questa 14ª ed ultima puntata della prima edizione Ambiente Dintorni è tutto. Vi abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione con la quale mi avete seguito, ringrazio tantissimo il direttore Franco Genzale e tutta la bella famiglia di Irpinia di Vivi per lo spazio che mi ha voluto dare. E a settembre proveremo a organizzare un programma registrato in studio e quindi fatto anche bene dal punto di vista delle. Però io dico sempre che non è l'abito che nobilita la persona, ma è quello che c'è dentro che nobilita l'abito. Allora noi dobbiamo essere spontanei, dire cose rigorose e quindi vi dico grazie, vi rimando ai canali social e alla Irpinia TV a Grinopoli e vi voglio bene. Quindi mi auguro che tutto questo vi sia piaciuto, vi abbia interessato e vi abbia fatto crescere un pochettino. Quindi vi abbraccio, vi saluto alla maniera sempre di Grinopoli. A noi di Ambiente e Dintorni piace il rispetto delle regole!